Allora, c'è un'aspettativa strana. Innanzitutto devo ringraziare Ilaria, che è la mia studentessa, che sta facendo la tesi di laurea su questi temi, e quindi mi ha fatto conoscere il sindaco, con cui ci siamo visti un paio di volte a Roma per discutere delle opportunità di sviluppo locale in modo pragmatico, in modo quanto più applicativo possibile, perché qual è il nostro scopo? E non è stato finora, scusate, molto chiaro. Per unirsi occorre avere un obiettivo chiaro comune. Se parliamo di turismo, quindi parliamo di economia. Allora, se il nostro scopo è far venire qui dei turisti che spendono gioiosamente i loro soldi, restino qui quanto più tempo possibile in vari periodi dell'anno, allora il nostro obiettivo è far arrivare queste persone, e misureremo l'efficacia delle nostre azioni soltanto quando arriveranno qui, e questo obiettivo è stato raggiunto. Quindi tutto è finalizzato in modo diretto o indiretto ad un obiettivo economico: soddisfarli, farli tornare a casa, farli andare dove noi vogliamo che vadano, perché lo sappiamo e ci siamo programmati per questo motivo. E quindi poi, con il marketing passaparola, hanno raccontato a parenti e amici che qui si sta bene, magari con un brand territoriale degli Equi o dell'altro, su cui sarebbe opportuno ragionare un po' meglio, no? Però io vado in quel posto, non transito da quel posto, ma vado lì perché è un magnete che mi ha attratto e mi ha dato delle unicità, delle specificità, per cui ho preferito andare lì e non in un altro posto. Se oggi l'obiettivo è questo, allora probabilmente alcuni strumenti vanno tarati un po' meglio. Che cosa voglio dire? Che per essere ospitali bisogna essere ospitali un po' a 360 gradi, avere anche una cultura di questa ospitalità adeguata ai tempi. Si è parlato di internazionalizzazione. Camerata Nuova nasce perché il locale, forse neanche senza capirlo bene, siccome c'era stato l'incendio e c'era un accordo internazionale, si è deciso di farlo giù, no? Quindi l'altra variabile è magari pensare a far venire turisti internazionali, visto che la domanda interna nazionale crescerà lentamente, si rilenterà lentamente, i processi di internazionalizzazione forse non sono da sottovalutare, e quindi l'altro elemento è magari pensare a nuovo marketing, a un nuovo modo, non solo all'area metropolitana, anche perché su questo già c'è un fallimento storico, perché io feci il piano di sviluppo della regione Lazio quando era assessore Mancini, e c'era ed era denominato così: Lazio Regione di Roma, perché Mancini e tutti gli altri insistevano sull'idea, positiva in astratto ma poi non è stata praticata, che i romani non conoscevano, no? La regione Lazio, e che quindi il primo bacino era fare in modo che i romani non andassero in Umbria o in Abruzzo o nella Maremma toscana, ma conoscessero il loro Lazio e restassero qui, avessero delle opportunità invece di andare in altri posti. Da questo punto di vista vi era tutto un modello di valorizzazione anche degli scambi interni tra i capoluoghi della provincia del Lazio, affinché si ridistribuiscono i flussi all'interno della regione. Questo modello non è stato mai implementato, e questa addizione del piano di sviluppo denominato Lazio Regione di Roma ha dato, in termini di marketing operativo, risultati pressoché nulli. Quindi probabilmente bisogna pensare, e qui vengo al parco e ai discorsi di collaborazione che sono stati fatti oggi, voi avete intuito una cosa importante, che probabilmente non solo Camerata ma tutti i comuni vicini si devono integrare tra di loro con delle proposte che fanno gli interessi di tutto, perché altrimenti quando si fa al palio di cuccagno, cioè il finanziamento regionale, rilitigate tra di voi, no? Subito, no? Eccetera. Allora, per evitare il modello palio di cuccagna, no? Ci sono i soldi della regione, tutti pronti, no? E poi tutti a farsi le scarpe uno dietro l'altro.
occorre che ci siano un progetto puntiforme che faccia gli interessi convergenti dei vari attori locali in modo tale che poi il gruppo sia coeso, no? E che poi se uno realizza un servizio in un comune sa che poi ci sarà un altro servizio in un altro comune, un altro servizio in cor, per cui la rete ha gli scambi predisposti. Se si va invece con la finta collaborazione e con la reale competizione testa a testa, no? Ovviamente resterete marginali, perché come diceva un motto latino, dividi e comanda, no? E chiunque va al potere poi ragionerà così, vedendo il coelho. Quindi il piano di macchia territoriale collaborativo va fatto, ma non va fatto affidando al professor Costa come esperto scienziato che sa tutto, mettendo a lavorare tutti gli attori locali, magari con un coordinatore esterno, potrei essere io, ma come semplice facilitatore disinteressato, no? Perché non ho interessi. E quindi voi vi riunite, ognuno di voi si fa il suo nodo e quel patto poi viene rispettato quando si fanno i singoli progetti, no? Questo è il metodo nuovo, perché non ci sono soldi pubblici e quei pochi vanno spesi bene. E poi l'altra variabile a cui accennavo prima: per essere ospitali occorre essere ospitali con le localizzazioni imprenditoriali. Non si può pensare soltanto ai turisti. Se la Coca-Cola licenzia e va via, no? Noi abbiamo l'internazionale che si è localizzato a pochi chilometri di distanza, lo stesso per il turismo. Che cosa vuol dire localizzare l'internazionalizzazione dei processi qui di nuovo? Nel settore però delle mobilità e del turismo, ciò che era fatto nella società industriale adesso si pone per i problemi dell'ospitalità come sistema produttivo post-industriale. Che vuol dire? E occorre fare un'autodiagnosi per capire che cosa possiamo fare. Quindi essere ospitali con gli investitori, con quelli che hanno i soldi, no? Ecco un altro tema. Cioè senza imprenditoria non si va da nessuna parte, sia come small business, piccoli affari, sia come eventuali, importanti e rilevanti.